Oggi prendo spunto da Dai faccio io e realizzerò un segnalibro. Voi potete seguire, se poi vi piacerà potete cimentarvi anche voi. Allora, cosa ci serve? Innanzitutto una taglierina o un paio di forbici, una squadretta per realizzare il supporto base, che potrà essere di diverso tipo. Cartoncini, questi sono cartoncini più leggeri, colorati. Questa è ad esempio carta paglia, sulla quale ho anche cucito attorno con la macchina da cucire, o addirittura la carta da giornale potrà essere il supporto per un segnalibro particolare. Vi starà a voi scegliere. Questo strumento è prezioso perché? Perché se vogliamo fare il foro, alla fine poi potremo anche aggiungere un nastrino. Come materiale diciamo che il giornale offre diverse possibilità, perché troverete dei pezzi di carta colorati, le lettere ad esempio per fare il vostro nome o delle scritte, o anche potrete trovare degli sfondi particolarmente interessanti per creare il supporto base. Altri materiali possono essere realizzati da voi, come ad esempio le lettere al computer, oppure la stoffa. Qui ci sono degli avanzi di stoffe di patchwork, ma anche dei piccoli avanzi di vecchie bomboniere, oppure di vestiti che non si usano più. E abbiamo poi la carta, tutti abbiamo carte, avanzi di carte da pacchi da regalo, o questa ad esempio è una carta alluminio che si usa in cucina. Altre piccole cose poi starà a voi trovarle, ad esempio io avevo degli stickers oppure dei piccoli cuoricini in panno. Bene, iniziamo. A questo punto prendiamo il supporto. Io oggi ho scelto un supporto scuro nel quale spero risalteranno i pezzi che inserirò. Potete decidere se fare inizialmente la struttura a parte e poi riportare i pezzi, oppure iniziare a creare man mano. È quello che farò io. Adesso partiamo. Queste sono delle piccole carte che ho trovato sul giornale. Poi io metterò anche delle lettere, mi chiamo Luigina, metto Lu, anche queste le ho trovate sui giornali, e poi continuerò ad alternare carta e pezzettini di stoffa. Vediamo un po'. E se avete un supporto ad esempio chiaro, quindi non come nel mio caso, potrete anche fare delle rifiniture con penna o pennarello, scrivere la data o il nome o anche il nome della persona alla quale vorrete regalare questo segnalibro. Bene, oggi naturalmente io vado un pochino veloce e quindi il segnalibro non sarà molto rifinito. Voi lavorando con più calma senz'altro riuscirete a fare un qualcosa di più preciso. Ecco, quando alla fine avete terminato quasi, potete valutare se inserire qualche ultimo elemento nei posti che ancora sono vuoti. Ad esempio, mettiamo uno sticker qui e un altro qua. Bene, il segnalibro potrebbe essere finito, però io do sempre un consiglio. Siccome naturalmente è delicato perché abbiamo utilizzato la colla e col tempo la colla può un attimino mollare, gli elementi si possono staccare. Ecco, io consiglio di plastificare l'oggetto. Allora, se voi avete la possibilità di farlo in casa, lo fate direttamente, altrimenti lo potrete portare in una cartoleria. Io vi faccio vedere due segnalibri già plastificati e come potete vedere saranno praticamente indistruttibili perché sono resistenti e potranno passare di libro in libro per molto e molto tempo. Ecco, io direi che ho finito e quindi vi saluto e vi auguro buon lavoro.